ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo Q&A. Prima che qualunque di voi me lo chieda, ragazzi, sì, sono vestita, è semplicemente un top senza spalline. E quest'oggi, ragazzi, siccome non volevo portarvi un gameplay e non avevo argomenti precisi di cui parlarvi, ho pensato, ma effettivamente io devo ancora rispondere alle domande che mi sono state lasciate sotto l'ultimo Q&A. E quindi mi è venuto il lampo di genio. Piccola premessa, ragazzi, abbiamo finito finalmente la serie su Little Nightmares. Dalla settimana prossima, ragazzi, si ritorna su Outlast 2. Quindi stiamo pronti ad attaccarci alla sedia. Benissimo, incominciamo subito, ragazzi. Antonio Di Bala mi chiede: hai mai avuto un'esperienza vicina alla morte? Fatemici pensare, ma effettivamente no, ragazzi. Per fortuna non ho mai corso il rischio di morire. E sempre Antonio Di Bala mi fa una seconda domanda e mi chiede: prevedi il matrimonio oppure quando e se vorresti sposarti? Prevederlo da adesso effettivamente no, è ancora troppo presto forse, anche se comunque da sempre, ragazzi, fin da quando sono bambina dico sempre che la mia intenzione è quella di sposarmi prima dei 30 anni almeno, anche se comunque, ragazzi, oddio, comincio ad avvicinarmi vertiginosamente ai 30 anni, ne ho fatti 26-24 giugno, quindi sinceramente non so se da qui a 4 anni sarà possibile. Più che altro organizzare la cerimonia e tutto il resto è un casino, più che altro è un vero e proprio investimento economico, per cui guardando alla mia attuale situazione, ovviamente la mia situazione insieme a Rodrigo, direi che forse probabilmente da qui a 4 anni la vedo un pochino difficile. Però insomma, ragazzi, oddio, quando capita capita, l'intenzione ovviamente credo proprio che ci sia, sia da parte mia che da parte di Rodrigo, quindi vedremo un po' che cosa succederà. Dopodiché Little Poro mi chiede: ciao Joe, ti lascio alcune domande. 1. Ti piacerebbe essere una veterana di YouTube con 400.000 iscritti? Beh, ragazzi, perché mentire? Sì, mi piacerebbe assolutamente, anche perché comunque sono su YouTube da diversi anni, ragazzi, se non sbaglio io ho fatto la mia iscrizione nel 2011, per cui ormai sono ben 6 anni che sono qua su YouTube e magari intanto sì, mi sarebbe piaciuto comunque arrivare a certi numeri, cosa che ovviamente non è successa, però insomma col passare del tempo sto prendendo un pochino di iscritti, specialmente nell'ultimo periodo. Non arriverò mai, penso, a 400.000, per quanto possa piacermi l'idea, perché adesso diciamocelo, ragazzi, a chi non piacerebbe avere così tanti iscritti? Ma più che altro non, ragazzi, per la questione dei soldi, perché effettivamente, cioè, ci guadagni e non ci guadagni con YouTube, adesso diciamoci la verità. Più che altro comunque per avere tante persone che magari ti vogliono bene tra virgolette, più che altro per questo. Adesso per carità ci siete voi, ragazzi, che comunque siete sempre pronti qui a sostenermi, a seguire quello che faccio. Sarebbe bello comunque avere veramente una grossa fetta di persone che ti vuole bene. La seconda domanda di Little Poro: se arrivate a un traguardo ti chiedono di fare un libro, come capita ai big, lo faresti? Sinceramente non lo so, ragazzi, perché più che altro i libri che fanno gli youtuber adesso io non ne ho mai comprati e sinceramente non credo di avere intenzione di comprarne, diciamocelo. Di regola dovrebbero parlare tra virgolette della vita, no? Magari della persona che è diventata famosa su YouTube. E comunque, siccome io conosco la mia vita, non credo che ci sia poi così tanto da raccontare, e perlomeno non credo che vorrei raccontare certi fatti miei privati all'interno di un libro soltanto perché lo deve sapere la gente, insomma, adesso diciamocelo. Poi magari uno dice: eh sì, adesso parli così perché non ti ci trovi, però poi magari se veramente te lo dovessero proporre ti svendi come hanno fatto gli altri. No, ragazzi, io se non voglio fare una cosa non la faccio, e quindi piuttosto che scrivere 80 pagine di cacate, perché effettivamente diciamocelo, adesso sono cacate, preferisco evitare, pur magari perdendoci un guadagno, non mi interessa, ragazzi. Terza ed ultima domanda di Little Poro: ti piacerebbe essere famosa? Quali sono secondo te i lati positivi e negativi della fama? Bella domanda. Effettivamente penso di sì,
sì, che mi piacerebbe essere famosa, però ragazzi, su questa cosa ci ho riflettuto veramente diverse volte. E come dici tu, appunto, la fama può avere tanti lati positivi, ma anche diversi lati negativi. Perché sì, essere famosi comunque è di sicuro molto bello, vedere che appunto c'è un sacco di gente che adora quello che fai, che apprezza quello che fai, che quindi si affeziona alla tua persona, anche se comunque idealmente parlando, ragazzi. Quindi questo di sicuro è molto bello. Poi comunque il fatto di essere famoso magari ti dà la possibilità di viaggiare tantissimo, di conoscere tante persone, eccetera eccetera. Però ragazzi, è una cosa spesso ripetuta, si sa che quel mondo è un mondo un pochino così, tra virgolette, nel senso che appunto c'ha i suoi lati oscuri. Quindi essere famosi, ragazzi, può essere un'arma a doppio taglio, perché magari metti caso che col passare del tempo la fama se ne va, può darsi che tu psicologicamente ne risenta. Ci sono state veramente tante persone, ragazzi, che una volta perso il successo sono entrate in depressione, insomma non sapevano più che fare della loro vita, e questo potrebbe essere un lato negativo, per esempio. Poi magari può darsi che tu abbia sempre un certo dubbio magari sulle amicizie, sull'amore, in caso tu non abbia già un partner, perché magari ti puoi sempre chiedere: ma queste amicizie, questi sentimenti sono reali, oppure queste persone vogliono essere mie amiche, questa persona vuole essere mio partner solo ed unicamente perché sono famoso, quindi magari perché ho i soldi o perché posso inserirli in quel mondo là. Quindi quest'altro potrebbe essere un aspetto negativo. Dopodiché, ragazzi, comunque avere fan può anche essere pericoloso, tra virgolette. Adesso io non so se magari i giovani lo sanno, di sicuro quelli più grandi lo sanno. Tutti sappiamo, ragazzi, che John Lennon, che sarebbe ovviamente il cantante dei Beatles, è stato ucciso da un suo fan. È stato ucciso da un uomo che comunque lo adorava, e preso da manie di grandezza comunque ha detto: io voglio essere ricordato come quello che ha ucciso John Lennon. Ed era un suo fan, ragazzi. Per cui essere tanto adorati dalle altre persone può essere bellissimo, ma può avere anche i suoi lati pericolosi, perché magari fra quelle persone possono esserci anche persone mentalmente poco stabili, per cui magari ci potrebbe essere qualcuno ossessionato da te, che ne so, che ti comincia a pedinare, che ti stalkerà, che ne so, scopre il tuo numero di telefono, scopre dove abiti, ragazzi. Può essere anche pericoloso, quindi magari una cosa del genere ti può rovinare la vita, ti può segnare psicologicamente parlando. Non è una cosa facile. Penso di essermi dilungata forse pure un po' troppo su questa domanda, ma era veramente molto molto interessante, e ci tengo a sapere, ragazzi, il vostro pensiero su questa questione, perché secondo me è una questione su cui si può discutere veramente a lungo. Andiamo avanti. Carissimo Bicedivo mi chiede: hai un generi cinematografici preferito, preferiti? Effettivamente di solito comunque guardo un po' di tutto. Ti potrei dire magari le cose che non guardo sicuramente. Film romantici di solito non fanno tanto per me, però non è detto, perché comunque ho guardato qualche film che parlava della storia di una coppia, insomma, comunque ho potuto anche apprezzarli. Magari quei film che trattano della storia tipo di adolescenti, di ragazzini che hanno, che ne so, problemi a scuola, problemi di cuore, insomma, già quelli, ragazzi, non mi vanno giù, perché comunque io ho superato il periodo dell'adolescenza da un bel po' di tempo, e vedere quelle cose mi fa venire la nausea. Sarò scema, però è così. Dopodiché i film che parlano tipo di mafia, di queste cose qua, ragazzi, polizieschi, non mi attirano tanto. Se magari mi chiedi di guardare un film, lo guardo, però se posso evitare di guardarli, evito. I generi che apprezzo di più, ti dirò, sono di sicuro i film fantasy. I film horror, ragazzi, ho cominciato ad apprezzarli da tipo un annetto a questa parte, e credo che appunto questo genere si possa inserire fra i miei generi preferiti. Comunque appunto generalmente provo a guardare un po' di tutto. E la seconda domanda, sempre da Vicedivo, è: qual è la tua opinione sui film tratti dai videogiochi? Effettivamente, ragazzi, per quanto riguarda i film tratti dai videogiochi ci vado sempre un pochino con i piedi di piombo. Non dico che li scarto a prescindere, però ragazzi, un film tratto da un videogioco secondo me non deve assolutamente stravolgere la storia o i personaggi, insomma, o partire completamente da zero, tra virgolette. In ogni caso, per esempio, ragazzi, il film che hanno fatto di Prince of Persia, Le sabbie del tempo, quello con Jake Gyllenhaal, l'ho guardato, l'ho riguardato, lo apprezzo, anche se comunque effettivamente col videogioco c'entra soltanto dal punto di vista, ragazzi, dell'idea del coltello che riavvolge il tempo, eccetera eccetera.
eccetera, perché sennò la storia è completamente creata da zero. E questo aspetto qua, che di solito mi fa un po' storcere il naso sui film che riguardano i videogiochi, spero di essermi spiegata, insomma. Dopodiché, ragazzi, Francesca Cambio mi chiede: hai paura degli insetti? Se sì, quali ti fanno più schifo? Ebbene, ragazzi, io non so, penso di avervelo comunque detto qualche volta. Io, ragazzi, sono entomofobica. Sì, penso si dica così. Comunque, ho la fobia vera e propria, ragazzi, degli insetti. Non so quale evento, quale trauma infantile mi abbia segnata da piccola. Sono poi aracnofobica all'ennesima potenza, quindi penso che gli insetti che più, ragazzi, mi facciano venire il panico sono proprio i ragni. I ragni non li posso vedere, ragazzi, cioè manco in TV. Però in generale, ragazzi, tutti gli insetti mi fanno schifo. Cioè, se vedo in giro uno scarafaggio per casa, io me ne vado e brucio l'appartamento. Tutti gli insetti, ragazzi, che possono camminarmi addosso, specialmente se hanno tante zampe, no. E andiamo verso le ultime domande, ragazzi, che mi sono state poste da The Wolf Denton 20, che mi chiede: se fossi un'attrice, che tipo di ruolo vorresti interpretare? Quale dovrebbe essere il genere di film, serie TV? Con quale attrice o attore di fama mondiale vorresti lavorare? Mazza, oh, belle domande comunque. Se fossi un'attrice, penso che mi piacerebbe interpretare più che altro ruoli difficili, tra virgolette, nel senso, ragazzi, come nel mio ultimo corto, che ho caricato magari ruoli comunque di persone non mentalmente a posto. Io non credo che potrei mai mettermi nei panni, ragazzi, di quelle donne deboli e poverine che piangono di qua e di là e sono una donna indifesa, ho bisogno di aiuto. Quindi film romantici, mo parlando del genere, assolutamente no. Io comunque penso che mi spingerei più che altro su ruoli drammatici, ruoli di personaggi appunto che non sono mentalmente stabili. Quindi penso questo comunque. Per quanto riguarda il genere, direi comunque film, serie TV, di sicuro fantasy, a prescindere, cioè prima di tutto, perché io adoro, ragazzi, quel mondo là, e quindi sarebbe bellissimo interpretare un ruolo di un personaggio di quel genere lì. Horror, perché no? Magari sarebbe carino. Spererei di non essere il primo personaggio che muore, questo è poco ma sicuro. E per quanto riguarda l'attore di fama mondiale o l'attrice con cui mi piacerebbe recitare, ti dico, a prescindere, Johnny Depp, che secondo me, ragazzi, è uno degli attori migliori che ci sono attualmente in circolazione. Ti dico Leonardo DiCaprio, assolutamente, perché pure lui lo considero uno degli attori migliori che ci sono adesso in circolazione. Mi piacerebbe tantissimo fare qualcosina anche con Robert De Niro, ragazzi, che è una colonna del cinema, per quanto adesso comunque ci abbia la sua età, però sarebbe bellissimo recitare qualcosa insieme a lui. Dopodiché, attrici femminili, magari ti dico Jodie Foster, che è una delle attrici che sicuramente mi sono rimaste più impresse, perché mi piace veramente molto come recita. Poi magari ti dirò Robert Downey Jr. e Christian Bale, ma perché sono dei fighi pazzeschi. E la seconda ed ultima domanda, sempre di The Wolf Denton, che dice: cosa ne pensi del doppiaggio italiano? Conosci qualche doppiatore o doppiatrice che ammiri? Io penso, ragazzi, che a mio parere il doppiaggio italiano sia uno dei migliori doppiaggi, ragazzi, nel mondo, perché ho avuto l'occasione magari di guardare tipo uno o due film in spagnolo che avevo guardato già in italiano e sono rimasta del tipo: what the fuck? Cioè, questi qua doppiano così? Cioè, io credo, ragazzi, che appunto i doppiatori italiani e il modo in cui i doppiatori italiani doppiano siano i migliori. L'interpretazione che ci mettono, ragazzi, i doppiatori italiani, io raramente la trovo in altre lingue, veramente. Adesso non è per essere patriottica, non è per essere viva l'Italia, però a mio parere è così. Per quanto riguarda i nomi di doppiatori, io ti dirò assolutamente Pannofino, che secondo me è spettacolare. Ti dirò Pino Insegno, che secondo me è spettacolare. Poi, ragazzi, come non ricordare il grande Tonino Accolla, che ha dato la voce veramente a tantissimi personaggi dei cartoni animati e dei film soprattutto, veramente unico ed inimitabile. Per cui, ragazzi, a quanto pare le domande sono finite qua, probabilmente anche questo Q&A è durato veramente tantissimo, io vi chiedo scusa e vi invito ovviamente, ragazzi, a lasciare nuove domande qua sotto nei commenti per un prossimo Q&A, mi raccomando. Per cui questo video termina qui, vi ricordo, ragazzi, che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sul sito digital24, trovate tutto in descrizione, come trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te, a tutti, ciurma la giocherina, ciao.